Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Al Parco Pertini di Arezzo la 12ª edizione di Agri Young, la notte gialla, la festa dei giovani imprenditori di Coldiretti, un'occasione per confrontarsi ma anche per stare insieme. Quali sono le istanze che sono emerse da questo confronto di oggi? Che cosa chiedono i giovani imprenditori di Coldiretti? Ma i giovani lo chiedono oggi, lo chiedono sempre, è la volontà di essere accompagnati, ma non perché noi abbiamo necessità di un'assistenza per la quale non riusciamo a camminare in maniera autonoma, perché vogliamo camminare meglio, in maniera più eretta, e abbiamo bisogno di risolvere tre macro aree di problemi. So benissimo essere complesse, però sono l'accesso al credito, l'accesso alle conoscenze e l'accesso alla terra. In una giornata come quella di oggi, all'interno della quale i giovani si confrontano con il territorio, vogliono anche dimostrare la grande capacità di permeare all'interno delle famiglie, perché ora non si vede, però ci sono diverse famiglie che stanno attraversando il parco e stanno entrando in contatto con il cibo, quindi col vero cibo naturale, con la vera dieta mediterranea, con la cultura, ecco perché io la definisco agricoltura. Coldiretti ha fatto una scelta, a mio modesto avviso, molto chiara negli ultimi anni, io la traduco così: ha scelto di non occuparsi unicamente dell'assistenza degli agricoltori, ma dell'esistenza di tutte le persone. Quindi noi a tutti i livelli lavoriamo con i bambini delle primarie, dell'infanzia, facciamo iniziative di agriasilo durante i nostri villaggi di Coldiretti in tutta Italia. Li facciamo in tutta Italia questi grandissimi villaggi. Perché? Perché portiamo la campagna in città, dimostrando al cittadino che il grande patto che abbiamo fatto negli anni 90, cioè il patto con il consumatore, è ancora vivido, funziona, e che non siamo una categoria a sé stante, cioè scollata dalla realtà. Noi la costruiamo la realtà, noi costruiamo il quieto vivere fra le persone, costruiamo la bellezza della diversità, perché abbiamo dialetti diversi, abbiamo territori diversi, abbiamo cibo diverso e abbiamo tradizioni che si esplicano poi nella tradizione culinaria, che riescono e continuano a vivere, e sarebbero cose che perderemmo se non ci fosse qualcuno che decidesse ancora oggi di tornare come giovane in agricoltura, zootecnia, agricoltura, mondo della pesca. Ne parliamo spesso troppo poco, non dimentichiamolo, anzi valorizziamolo. Quindi oggi, concludo, c'era un bellissimo convegno in questa bellissima festa che è l'Agri Young, all'interno della quale, come simposio di giovani, abbiamo incontrato diverse realtà che hanno vinto per esempio due premi, che sono gli Oscar Green per la sezione Custodi d'Italia e Innovazione, e quindi produzione con gli scarti di lavorazione del kiwi, del mondo quindi afferente al mondo della cosmetica, e un ragazzo invece siciliano, bravissimi quelli di Arezzo che li hanno invitati, e quindi contaminazione culturale, che produce la manna, che è un antico prodotto che deriva dall'incisione del frassino. Quindi vedete, facciamo cose che sembrano tecnicamente distanti, invece rappresentano tutto un paese. Il paese lo rappresenti nella misura in cui riesce a costruire un movente culturale. Dietro trovi le persone, e siamo noi, gli agricoltori. 12ª edizione di Agri Young, questa volta è in città, siete stati itineranti anche per la provincia. Il focus è sui giovani imprenditori agricoli. Abbiamo sentito le loro richieste. Come si procede ora? Credo che sia proprio una festa dei giovani per i giovani aretini. Ecco, la festa dei giovani per i giovani aretini, un'occasione conviviale perché è importante confrontarsi. Quali sono le tematiche che avete discusso nel convegno? Che cosa chiedono questi giovani imprenditori e voi come li potete aiutare? Allora, ci siamo confrontati, è stato un bellissimo convegno. Devo dire, uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto da quando dirigo Coldiretti Arezzo. Concreto. Molto concreto, con tante persone che hanno raccontato la loro visione di questo mondo e le connessioni che ci sono sotto l'aspetto anche della salute, sotto l'aspetto della
problema legato ai cambiamenti climatici, sotto l'aspetto della redditività delle imprese. Abbiamo avuto un collegamento con Bruxelles che tra l'altro preciso oggi insomma si è ripartiti con le nomine della nuova Commissione. Si è insediato il Parlamento. Esatto, si è insediato il Parlamento, ma soprattutto oggi è stata rieletta la von der Leyen e quindi stiamo... Vostro interlocutore. Sì, noi abbiamo bisogno anche di avere poi un commissario all'agricoltura importante, abbiamo bisogno anche che si rimettano in discussione non tanto le filosofie del Green Deal in senso stretto, perché questo poi a noi non interessa, a noi interessa che ci sia un'attenzione a far questo per non distruggere quello che abbiamo a favore magari di altri territori. Abbiamo bisogno di reciprocità, quindi le regole che si impongono agli agricoltori europei, agli agricoltori italiani devono essere rispettate anche nelle importazioni dall'estero e abbiamo bisogno di risorse. In questo ovviamente la prima proposta che farà Coldiretti è quella di concentrare le risorse disponibili sui professionali, su coloro che producono reddito e vivono con il reddito agricolo. Il ruolo dei giovani in agricoltura è fondamentale, secondo me proprio in queste giornate come questa bisogna essere in grado di celebrare e dare spazio e voce a queste idee e giovani che sono le radici per il nostro futuro, proprio per questo abbiamo dato il nome del convegno Radici per il Futuro. Ci sono anche dei ragazzi da Sicilia, uno specialmente che ha vinto l'Oscar Green, che è appunto la nostra competizione nazionale che facciamo annualmente, dove un migliaio di agricoltori portano sempre delle idee innovative e fanno questa competizione per arrivare al finalista. Quindi ecco un momento anche per trasportare quello che sono il know-how e le competenze di altre regioni e fare un confronto tra le diversi tipi di produzioni. Arriva anche nel territorio aretino BF Educational, qual è il vostro metodo appunto di formazione? E il nostro metodo è quello di cercare di portare le competenze più innovative in tutti i territori e in particolare tutti i territori italiani che comunque sono diciamo il miglior punto di partenza, il miglior punto d'arrivo perché veniamo imitati un po' da tutta Europa e cercare quindi di continuare questa formazione, questo incremento di competenze su tutto il territorio, dal nord al sud, passando anche per Arezzo e attraverso queste borse di studio che noi stiamo erogando attraverso Coldiretti speriamo di coinvolgere bene o male tutto il territorio italiano in maniera abbastanza capillare. A chi sono rivolte le borse di studio? A quelle in particolare di cui parlavo prima sono rivolte ai giovani di Coldiretti, quindi tra i 20 e i 40 anni e si può fare l'application sul sito di Coldiretti Giovani a una delle quattro borse di studio che sono zootecnia di precisione, agricoltura di precisione, sistemi di supporto alle decisioni o DSS che per noi ormai sono il pane quotidiano e irrigazione e fertilizzazione che comunque è un argomento abbastanza caldo in questi momenti. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.